Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: primi dissapori alla pupa e il secchione show caratterizzati anche da una crisi di Gianmarco Onestini. L'ex concorrente del Grande Fratello ha avuto un diverbio con Francesco Chioffalo. I due hanno litigato alla presenza degli altri concorrenti del reality show di Italia 1. In un secondo momento la discussione si è spostata in separata sede e le telecamere hanno ripreso soltanto loro. A rompere il silenzio è stata Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La padrona di casa della pupa e il secchione show ha spiegato che ad un certo punto Gianmarco Onestini è scoppiato a piangere, che è un segno non di fragilità ma di grande sensibilità. Cosa sarà successo tra il fratello di Luca Onestini e l'enticchio di Temptation Island? Gianmarco Onestini abbandona la pupa e il secchione? La D'Urso svela la verità. Come riportato dalle anticipazioni della pupa e il secchione show, martedì 29 marzo scopriremo perché Gianmarco Onestini e Francesco Chioffalo hanno litigato. Nelle ultime ore è girata voce sull'abbandono di Gianmarco dopo quello confermato di Flavia Bento. Barbara D'Urso in persona ha smentito questa indiscrezione sostenendo che il ragazzo sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti. Nella terza puntata, registrata martedì scorso, ci saranno tanti momenti anche con lui ma non solo, fidatevi di me. Pupa e secchione, il confronto tra Gianmarco Onestini e Francesco Chioffalo. Barbara D'Urso ha concluso il suo intervento sulla situazione di Gianmarco Onestini in crisi affermando che ci sarà un confronto alla pupa e il secchione show tra lui e Francesco Chioffalo. Finalmente il pubblico televisivo scoprirà cosa è successo realmente e perché lo studente di giurisprudenza ha avuto un momento di debolezza. Cosa gli ha fatto Chioffalo? C'entra forse il racconto toccante che farà una pupa sulla sua infanzia? L'appuntamento è per martedì 29 marzo in prima serata su Italia 1. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.